Benvenuti a una nuova puntata di Pagine Sarde. Sono contenta di avere oggi ospite con noi Padre Paolo Contini, che è qua per raccontarci di un libro veramente speciale. È un libro che racconta la storia di Sara Scanu, che è una giovane donna scomparsa all'età di soli 35 anni a causa di un male incurabile. Sara, durante la sua malattia, aveva raccolto in qualche modo le sue memorie, le sue esperienze di vita vissuta in alcuni appunti che sono poi stati ritrovati dalla famiglia, ed è stata la famiglia, con la collaborazione di Padre Paolo, a raccoglierle e pubblicarle in un libro, il cui titolo è Cuore di mamma vince sempre. Intanto presentiamo chi è Padre Paolo Contini, che è qui con noi e che è il parroco della parrocchia di San Giuseppe in Tempio. E ci dica, padre, come è iniziata intanto la sua esperienza come parroco e come si trova ad affrontare la sua comunità parrocchiale di Tempio. Prego, padre. Anch'io saluto tutti e ringrazio. La mia esperienza di parroco inizia proprio da Tempio. Io prima di allora, appena ordinato sacerdote, avevo altri incarichi e poi vengo mandato nel 2005 a Tempio, una città a me onestamente molto sconosciuta, anche proprio come zona, non conoscevo nessuno. Quando arrivi in un posto dove non conosci nessuno, all'inizio pensi di essere un pochino fuori da tutto, anche fuori da tanti cuori, fuori da tante situazioni. Mai avrei pensato, ecco, che in così pochi anni, io sono parroco lì da circa 6 anni e mezzo, in così pochi anni il mio cuore potesse così riempirsi, ecco, di tanti volti, di tanti nomi, di tante storie. La storia di Sara è una di queste, è una di quelle storie che non passerà mai, che sicuramente dà una pennellata importantissima anche alla mia esperienza come frate, come sacerdote, come uomo e nell'esperienza, ecco, come parroco a Tempio. Lei ha oltretutto anche delle esperienze in qualche modo con il campo giornalistico, perché ha collaborato con un giornale a Oristano, la sua città natale, ma poi anche nella stessa Tempio collabora con la televisione locale, giusto? Sì, diciamo che sin da quando ero piccolo ero un grande appassionato di San Massimiliano Kolbe, un nostro frate che morì martire poi nei campi di concentramento di Auschwitz. E San Massimiliano aveva molto questa propensione verso l'uso dei media per trasmettere anche i messaggi della nostra fede, per trasmettere anche semplicemente la cultura religiosa in genere. Devo dire la verità, io ho sempre collaborato, sì, con giornali, ancora adesso lo faccio, collaboro con una televisione locale, come dicevi tu, però ecco, la collaborazione che mi viene richiesta è sempre questa, non una rubrica di carattere strettamente religioso, quanto piuttosto uno sguardo di un sacerdote, di un frate, agli eventi della nostra quotidianità. È una lettura che non sia dogmatica, ma che sia una lettura che poi fa anche discutere. Questo mi fa molto piacere perché il rischio anche per noi è quello a volte di parlare in maniera dogmatica e dover avere ragione per forza. Invece è bello poter affrontare argomenti, a volte anche non direttamente legati alla nostra fede, ma affrontare argomenti che poi dopo facciano discutere, dove non è detto che io abbia ragione. La mia è una delle opinioni. Io dico sempre esistono tre tipi di verità: esiste la mia verità, la tua verità e poi la verità tutta intera, che non ho né io né tu, e quindi da quel punto parto e da quel punto mi piace anche affrontare un po' tutti gli argomenti. Padre, oggi siamo qua per raccontare di Sara e per raccontarla attraverso il suo libro, che, ripeto, il titolo è Cuore di mamma vince sempre. Ecco, ci vuole presentare chi era Sara? Lei l'ha conosciuta anche in vita, eravate amici e soprattutto l'ha accompagnata nel cammino che l'ha legata alla malattia. Ti ringrazio prima di tutto perché hai detto che eravamo amici, perché a volte questo sembra un pochino strano, no? Sembra che un sacerdote debba avere per forza un rapporto quasi istituzionale con le persone. No, nella nostra esperienza sacerdotale noi incontriamo delle persone con cui diventiamo veramente familiari, amici. E Sara è una di queste persone. Tra l'altro, è curioso, io sono arrivato a Tempio a metà di settembre del 2005 e lei si era presentata in sacrestia e mi ha detto: Padre Paolo, guardi, mi presento perché sono nuova di questa parrocchia, perché si era appena sposata. E quindi era venuta ad abitare nella nostra parrocchia e ho detto: guarda, ci presentiamo tutti e due perché anch'io sono appena arrivato. E quindi diciamo che eravamo
due persone nuove in un contesto come quello della nostra parrocchia di San Giuseppe, e da lì abbiamo iniziato a conoscerci abbastanza bene. Sara è una persona molto intelligente, una ragazza con due lauree, una ragazza con grandi capacità, alcuni doti molto spiccate, una grande forza di volontà. Era una che si decideva una cosa, poi dopo veramente bisognava fermarla per non farglielo fare. Una persona bella, ecco, da tutti i punti di vista. Poi una persona che viveva gli aspetti della sua vita, i vari aspetti della sua vita, con grandissima passione. E questo mi affascina in modo particolare, perché ritengo che forse uno dei difetti più grandi che c'è oggi nella nostra società è quello di non avere più passione nel fare le cose. Manca la passione dal lavoro alla politica, a volte dalla famiglia, anche l'amore. Manca questo aspetto che è veramente fondamentale. Sara questo ce l'aveva alla grande, poi in tutte le cose che faceva, e questo mi trovava molto, molto, molto vicino a lei. Ecco, è accaduto che lei aveva in qualche modo consigliato a Sara durante la malattia di raccogliere attraverso le parole scritte l'esperienza che stava vivendo, però in realtà lei non aveva conferma No. che Sara lo facesse realmente. Poi accade che una settimana dopo la scomparsa di Sara, in realtà la No, proprio il giorno famiglia, dopo, ah, il il giorno giorno dopo, il dopo, lunedì dopo il giorno funerale dopo. di Sara. È successo esattamente come dicevi, io avevo detto a Sara, perché conoscevo le sue qualità come scrittrice, nel senso che aveva una penna meravigliosa, e avevo chiesto di scrivere perché. Perché ero convinto che la sua esperienza potesse essere un'esperienza luminosa, di esempio agli altri. Questo non è un libro che va a commemorare Sara. Io volevo che lei si raccontasse per poter far tesoro della sua esperienza, ma anche per poter comunicare la sua esperienza ad altri che potevano farne tesoro. Non sapevamo che lei avesse fatto questo. Il marito di Sara, Salvatore, il giorno dopo il funerale mi ha chiesto se era possibile avere il testo dell'omelia. Io non, normalmente non scrivo i testi delle mie omelie, scrivo uno schema e poi mi muovo così. L'omelia di Sara è un'omelia per me molto difficile, perché è stata una grandissima sofferenza anche per me. Avevo paura di non riuscire a dire neanche una parola, e invece il Signore mi ha dato la forza di poter parlare e di poter dire a tutti chi era Sara. Salvatore è affascinato, ecco, da questo quadro che io avevo dato. Mi ha chiesto se era possibile averlo per iscritto, quindi gliel'ho scritto, gliel'ho portato a casa, e quando sono arrivato lì, dentro me c'era proprio questo desiderio: quanto sarebbe bello poter far conoscere l'esperienza di Sara a tante persone. Certo, magari solo attraverso il testo dell'omelia sarebbe stato riduttivo. E quando sono entrato in casa, la prima cosa che mi ha detto Salvatore è questa: guarda, padre Paolo, abbiamo aperto il computer di Sara, aveva cancellato tutto, ha lasciato solo questo file, un desktop, ed è un file con uno scritto, no? Dove lei fa quello che gli avevo chiesto, cioè racconta la sua esperienza di donna di 35 anni, di una donna che è sposa, di una donna che è madre, di una donna affascinata dalle cose della vita, anche alla luce della sua malattia. La cosa meravigliosa di questo libro è che, leggendo questo libro, si può scoprire un segreto molto importante. Il titolo Cuore di mamma vince sempre sembra quasi uno sberleffo, perché poi Sara muore, quindi uno può dire: beh, questa volta non ha vinto. In realtà non è così. Cuore di mamma ha vinto anche questa volta, e soprattutto Sara vince perché Sara scopre un grande segreto della nostra vita, che è il segreto della felicità. Noi ci affatichiamo tanto, tutti i giorni lavoriamo, facciamo, corriamo, ci arrabbiamo, e poi alla fine rischiamo di non essere abbastanza pieni di questo grande segreto. Ci riempiamo di tante cose, di tanti orpelli, ma ci manca poi quel senso di felicità che ci dà il senso vero alla nostra vita. Sara questo lo scopre ed è una donna che muore felice, e questo a me mi ha fatto sempre rabbrividire. Sono rimasto super affascinato da lei quando era in vita, sono rimasto devoto quasi a lei quando è morta, però questo libro racconta questo grande segreto: si può vincere nonostante anche un mare così grande. Esatto, oltretutto l'esperienza di Sara non è stata facile, non solo per la sua malattia, ma anche perché lei l'ha detto poco fa, Sara è anche una mamma ed è la mamma di Ismaele e anche la nascita di Ismaele non è stato un periodo facile. No, allora la nascita, beh, La nascita negli scritti naturalmente. di Sara,
No, dico dalla nascita perché negli scritti di Sara racconta come è nato Ismaele. Sara è una ragazza molto simpatica e questo libro ha alcune pagine che fanno anche molto sorridere. E c'è proprio il racconto di come è nato Ismaele. Sara non poteva avere facilmente dei figli perché aveva alcuni problemi nell'ovulazione e quindi questo le impediva di rimanere facilmente incinta. E ha fatto tanti trattamenti, non è mai riuscita, alla fine si è anche un po' seccata, ha detto basta, insomma, i figli. Adesso si arriva bene perché non possiamo vivere così. E un giorno va a fare un'ecografia e il medico gli dice: guarda, Sara, questa è la sera buona. Lei lo scrive proprio: questa è la sera buona. E quindi chiama immediatamente Salvatore, che in quel momento stava facendo i carri di Era carnevale. E impegnato. quindi era impegnato e si sente chiamare, dice: una cosa urgente. Okay, te la spiego quando arrivi a casa. E quando arriva a casa, poi Sara dice: sì, senza forse troppo romanticismo, ma è arrivato Ismaele, no? Quindi sa raccontare con quel piglio simpatico, con esperienze molto belle della vita. E quando arriva Ismaele, Sara è luminosa come qualsiasi donna quando ha un dono così grande. Nasce Ismaele, bellissimo. Sara è la donna più felice di questo mondo. Se non che proprio a poche ore dalla nascita, dicono: guarda, il bambino ha sulla schiena un segno come una bruciatura, lo faccia controllare da un dermatologo. Quando escono dall'ospedale, immediatamente vanno dal dermatologo, che fa notare che non c'entra niente appunto con problemi della pelle, vanno da uno specialista e Ismaele ha alcuni problemi molto gravi. Problemi molto gravi che l'avrebbero costretto probabilmente in sedia a rotelle o comunque sia a deambulare in maniera costretta con bastoni o con stampelle, quindi chiaramente il cuore di una mamma in quel momento si sente trafitto in una maniera incredibile. Viene indirizzata all'ospedale Gaslini di Genova, lì gli danno poche speranze, ecco, di poter avere un risultato ottimale per il bambino, e Sara viene da me, mi chiede di pregare con lei, lei tutti i giorni pregava con una grande fedeltà davanti alla statua della Madonna. A me non piace mai entrare dentro i particolari di queste cose perché poi dopo credo che ci sia quell'intimità che vada rispettata, ma credo che ogni mamma preghi più o meno così. Sicuramente ecco, nella preghiera di Sara c'era proprio questa preghiera ecco, per il proprio bambino con il dono di tutta se stessa. E infatti quando poi dopo vanno a operare Ismaele, invece al contrario di quello che dicevano tutte le visite preoperatorie, il bambino viene completamente guarito. Il bambino cammina, corre, per Sara questo era il dono assolutamente più grande. Quindi lei nel suo libro lo scrive: io il mio miracolo l'ho avuto e si chiama Ismaele. È un miracolo in tutti i sensi, nel senso che è un bambino che non poteva arrivare e che è arrivato, e quando è arrivato era malato ed è guarito. Quindi ecco, lei era una donna felice per questo. Dopo cosa accade però? Dopo arriva la malattia di Sara. Sì, quasi in contemporanea arriva la malattia di Sara. Arriva la malattia di Sara e Sara la vive da subito con una serenità pazzesca, mi fa ancora rabbrividire semplicemente raccontarlo. Con una serenità pazzesca perché? Perché lei da subito l'ha vissuta come la realizzazione di quella sua preghiera, no? Tutti i giorni davanti alla statua della Madonna, pregando come ogni mamma prega, no? Poter avere la vita del figlio anche in cambio della propria. E quando arriva la sua malattia la vive con quella serenità di chi aveva pregato onestamente e quindi non si tira indietro. Quindi Sara mi chiede sì, di pregare con lei, di stare vicino e così lo fanno tutti gli altri, ma lei vive la sua malattia esattamente così. C'è poi anche da dire un altro fatto, Sara non era una ragazza che si lasciava travolgere così facilmente, c'è una parte del libro dove le scrive a una persona e dice: beh, a parte il cancro sto bene. Sembra quasi una battuta, in realtà non è una battuta, è la realtà ed è quello secondo me il cuore di questo libro. A parte il cancro sto bene. Vedi, noi molte volte ci lasciamo travolgere dagli eventi della nostra vita e rischiamo per delle fesserie di far saltare tutto quello che di bello abbiamo, no? A tal punto che anche quando magari il nostro male è ridotto, è minimo, comunque riesce a invadere tutta la nostra persona. Sara aveva il cancro, non aveva un'unghia incarnita o un raffreddore, aveva il cancro, una cosa molto seria. Tra l'altro un cancro che è prima al seno, poi al fegato, inoperabile,
quindi da subito senza alcuna speranza, e lei era assolutamente consapevole, poi voleva sapere sempre tutte le cose, fino a quasi a mettere in crisi i medici stessi. Però Sara dice, a parte il cancro sto bene, perché? Perché il cancro non è mai stato il tutto della sua vita, no? Quando lei scrive alle persone dice, guarda, mi sto godendo la normalità della mia vita, quella normalità che a volte noi perdiamo di vista, no? Che è il bello della propria famiglia, il bello di ciò che ti circonda, no? Ricordo per esempio uno scritto proprio di il giorno che ha nevicato a Tempio, no? E lei, mancavano pochi giorni che Sara morisse, e lei si gode quella nevicata come se non ci fosse nessun altro problema se non la bellezza di quella nevicata. Cioè, Sara era una persona che ha imparato a godere della vita, e questo è il grande insegnamento, perché noi rischiamo di avere tante cose, di cercarne molte di più e di non godere per nessuna di Da queste. Padre Paolo, dicevamo poco fa che anche per lei è stato difficile, ha sofferto la scomparsa di Sara, visto che la conosceva bene, e soprattutto anche la famiglia di Sara avrà sofferto questa scomparsa. Ecco, cosa ha significato decidere di pubblicare questa sorta di testamento di Sara, questi ricordi di Sara? Cosa ha significato e quando è arrivata la decisione di farlo? È arrivata praticamente subito, subito, e questo lo dico con ammirazione per la famiglia, veramente con massimo rispetto, perché vedi, c'è un tempo di queste esperienze che è il tempo del lutto, dove uno vuole chiudersi in se stesso e piangere e basta, non vuole essere consolato, non vuole che nessuno gli dica il perché, il per come, quindi niente di tutto ciò, e tantomeno vuole regalare qualcosa agli altri, cioè in quel momento ti aspetti che gli altri diano qualcosa a te. La famiglia di Sara è riuscita a fare quello che lei scrive nel suo libro, trasformare il lutto in vita. E questo lei lo scrive nero su bianco. Trasformare il lutto in vita non è una cosa semplice, perché significa vivere quella sofferenza, ma sapendo guardare ancora una volta quel segreto che è nascosto ai più, che però è prezioso per tutti. La famiglia riesce a fare questo, riesce a trasformare il lutto in vita. Facendo parlare l'esperienza di Sara non come una moribonda, no? Perché non è questo, quanto piuttosto facendo parlare l'esperienza di una ragazza, di una donna che a 35 anni ha da insegnare tanto a molte persone. La famiglia, chiaramente, nel lavorare, no? Io ho lavorato in prima persona con loro, in modo particolare con la sorella Serena, che per un mese ha fatto solo questo. Certamente non è stato semplice, perché leggere alcune cose a noi che la conosciamo, insomma, molte volte il nostro lavoro è stato interrotto semplicemente per il pianto. Ma ancora adesso io, se apro questo libro e lo leggo, chiaramente mi fa questo effetto, perché è ancora un dolore troppo fresco. Però ecco, il grande merito della famiglia è stato questo: riuscire a regalare un'esperienza di vita in un momento in cui loro avrebbero dovuto vivere solo il lutto. Certo, c'è poi tanto da dire, perché c'è tutto un discorso di fede attorno a questa esperienza, sia di Sara che della famiglia. Però, ecco, negli scritti di Sara, quando parla per esempio della fede, dice sì, la fede mi è di supporto, mi è di grande supporto. Però vorrei che le persone capissero che ci sono delle esperienze per cui c'è bisogno di aspettare un po', di far passare un po' di tempo, perché ci sono delle cose che fanno tremare i polsi anche ai forti, no? Ecco, l'esperienza di Sara è anche l'esperienza di Serena, di Daniele, il fratello, l'esperienza della mamma, del babbo, del marito. Quindi, anche se poi, ecco, questo libro è stato fatto con un'ottica, è stato scritto poi nel libro stesso. Successo editoriale del libro quando viene? Viene quando hai venduto tantissime copie, e questo libro ne ha già venduto tantissime, effettivamente. Ricordiamo che ci troviamo alla quarta pubblicazione, Sì, alla quarta questa è la quarta ristampa. ristampa del libro. In pochi mesi, Sara è morta a febbraio, il libro è stato presentato a maggio, l'8 maggio, il giorno della festa della mamma, e dall'8 maggio a oggi siamo già alla quarta ristampa, quindi questo fa capire anche quanto questo libro stia viaggiando e quanto stia anche regalando di questa esperienza di Sara. Però ecco, il successo di un libro si calcola molte volte solo dalla vendita. In questo caso per noi il successo del libro è datato un pochino più in là, no? Tu hai tra le mani un libro diverso da quello che ho io, è una copia un po' più bella, una copia più solida. Perché? Perché questo libro deve attraversare un pochino di anni, perché il successo di questo libro sarà quando
Ismaele, oltre a saper correre, a saper giocare, a fare il moschettiere come fa adesso, Ismaele inizierà a leggere e potrà leggere, allora potrà scoprire che non è orfano di madre, ma ha avuto una madre super, una madre che vince sempre, una madre che non passa mai. Questo per noi è il successo del libro. Il successo sarà quando Ismaele potrà leggere e potrà ringraziare, ecco, per avere un ricordo, perché sicuramente il bambino, quando è morta Sara, aveva 3 anni, quindi non so quanto ricorderà della mamma quando ne avrà 18. Questo libro lo aiuterà sicuramente a ricordare le cose più belle, le cose più importanti, e lui è uno dei protagonisti più importanti di questa storia che Sara scrive. Tra le mie domande, quelle che intendevo porle in base al lavoro che avete fatto per questo libro e per Sara, c'era la domanda: qual è il messaggio che vuole lasciare Sara? E credo che lei mi abbia notevolmente anticipato in questo e la Sì, su questo ringrazio lei per ci teneva questo. moltissimo. C'è un punto del libro dove Sara pensava veramente a tutto. Quando hanno fatto il restauro della casa, quando stava per arrivare Ismaele, allora hanno voluto risistemare la casa. I muratori avevano quasi paura di Sara perché sembrava un ingegnere di quelli molto bacchettoni. Si occupava di tutto, lo faceva con molta determinazione. E quando Sara stava ormai morendo, sapeva che la sua fine era ormai vicina, lei si arrabbiava un pochino con i suoi, in modo particolare con Salvatore, quando non voleva vedere in faccia la realtà, le diceva: perché vuoi mettere la testa sotto la sabbia? Deve succedere, quindi parliamo del futuro. E parlavano del futuro, e Salvatore, poi raccontaci anche lo scritto di Salvatore qui, Salvatore racconta un po' questa esperienza così dura, no? Dover parlare con la tua amata sposa, così da poco tempo sposa, dover parlare di cose del futuro dove non c'è più. E dalle cose del futuro, Sara addirittura dice: guarda, Salvatore, non rimanere vedovo, cioè risposati. E però nei suoi scritti poi dice: sì, io vorrei che Salvatore si sposasse, certo, fremo e gemo di gelosia solamente al pensare che lui possa essere con un'altra donna, però vorrei che lui si risposasse. Una sola cosa non vorrei, che lei fosse la mamma di mio figlio, perché Ismaele ha una mamma, e sono io, e voglio essere io per sempre. Io credo che questo libro consegna Ismaele questa mamma per sempre, anche quando i suoi ricordi non saranno più così limpidi, però sarà impossibile per lui dire mamma a un'altra persona se non a Sara. Padre Paolo, ho cercato in questi giorni alcune sue interviste dove parla del libro e lei dice: non è necessario aver conosciuto Sara per gustare il senso di queste pagine. È vero, quindi Sara ha avuto la capacità di farsi conoscere anche a chi in realtà non ha mai avuto niente a che fare con lei. Assolutamente sì, guarda, noi abbiamo venduto dei libri, ma non uno, dei libri, addirittura in Belgio, in Spagna, perché attraverso una trasmissione che è stata fatta su una rete che va in diffusione, attraverso il decoder, il satellitare, eccetera, è arrivato fin lì, abbiamo avuto la richiesta e poi dopo sono arrivate altre richieste e così via, perché è un'esperienza bellissima, non c'è bisogno di aver conosciuto Sara. Allora, ci sarebbe bisogno di averla conosciuta se questo fosse un libro commemorativo, cioè tu non l'hai conosciuta, non è che ti interessa molto commemorare una persona che non hai conosciuto, cioè, potrebbe non dirti niente. Questa è un'esperienza bellissima perché Sara, al di là del volto che ha, e nel mio cuore ha un volto, ha una voce, ha un sorriso, ha tutto, nel cuore di chi legge questo libro avrà magari altri volti, altre voci, altri sorrisi. Comunque l'esperienza di Sara è un'esperienza universale. Oggi noi sappiamo quante difficoltà colpiscono le famiglie, sappiamo a volte come si parla e come si vive la donna, sappiamo tante cose. E purtroppo quello che emerge oggi sono soprattutto gli esempi negativi, no? Per cui quando si deve parlare di qualche donna, se ne parla sempre parlando di alcune, no? Che appaiono molto sui rotocalchi, che fanno molta notizia e che non sono poi questi gran modelli di vita. La cosa che ci fa piacere è poter regalare questa esperienza di una donna bella, bella in tutti i sensi. E oggi sappiamo quanto è importante valorizzare questo aspetto. Sara è una donna di 35 anni che fa onore alle donne. Una donna che legge questo libro si onora di essere donna. Sara è una donna che fa barba e capelli anche a molti maschietti come noi. Perché? Perché mette dentro il cuore di madre, mette dentro il cuore di moglie, mette dentro il cuore di donna che
ha una marcia in più, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Padre Paolo, abbiamo poco tempo a disposizione, però mi farebbe piacere se lei volesse leggerci qualche frase, magari, giusto per sentire come scrive Sara. Guarda, posso leggerti una parte che fa sorridere, anche perché mi piace raccontare questo libro anche attraverso queste pagine, perché non è un libro per cui si piange dall'inizio alla fine assolutamente, è un libro che fa molto pensare, molto riflettere, ma fa anche sorridere per certi versi. Sara ha scoperto con la sua malattia, si trova nella condizione di dover guardare anche ad alcuni problemi contingenti, la perdita dei capelli, l'ingresso in un ospedale e così via, no? E allora Sara scrive. Dice, per il resto devo ricontattare il parrucchiere per il colore. Ho dovuto disdire diverse volte perché si metteva sempre in mezzo qualche controllo medico, ma ora basta, vado a colorare. Chissà, magari tingo i miei capelli, i miei bellissimi capelli l'ultima volta, per i prossimi mesi o anni. Ora li chiamo bellissimi solo perché sto per perderli, altrimenti diciamoci la verità, non è che ne sia mai andata così fiera. Ho anche pensato, visto che devo comprarmi la parrucca, mi voglio togliere lo sfizio dei capelli ricci. Ma poi le parrucchierie erano davvero oscene e ne ho preso una praticamente uguale ai miei capelli. L'unica differenza era la frangia, messa apposta per non vedersi l'attaccatura. Meno male, a me piace la frangia, ma non ho mai potuto farla crescere perché proprio sulla fronte ho una specie di rosa dei capelli che me la faceva stare dritta. Quando la dottoressa mi disse che avrei perso tutti i capelli, la prima cosa che ho pensato è stata, certo che nel suo caso non sarebbe stata una grande perdita. Aveva dei capelli crespi, di un colore indefinito, tra il rosso fuoco e il viola spento. È vero che il carnevale era finito da circa un mese, ma erano davvero ridicoli. E comunque, belli o brutti, i miei capelli sarebbero caduti, tutti dopo quasi circa 10 giorni dall'inizio della chemioterapia. I suoi sarebbero rimasti lì a rallegrare il grigiore dell'ospedale, che poi tanto grigio non è. Più che un ospedale, lo IEO sembra un aeroporto. Banchi a accettazione, super tecnologici, scale mobili, edicole, ristoranti, negozi, souvenir. Speriamo siano bravi quanto organizzati, ho pensato la prima volta. Io sono veramente commossa dalle parole di Sara e mi sento molto vicina a lei come donna e credo sia giusto dirlo questo. Senta, per concludere, padre Paolo, vogliamo sottolineare il fatto che i proventi di questo libro andranno in beneficenza? Sì, sorrido perché quando abbiamo fatto il lavoro del libro, la più grande fatica cos'è stata? Cosa ne facciamo di questi soldi? Perché sai, molte volte si scrive un libro e si spera di guadagnarci qualcosa. In questo caso il desiderio della famiglia, il desiderio di tutti noi, non era quello di guadagnare niente assolutamente, ma quello, per noi il desiderio è quello di poter far arrivare l'esperienza di Sara il più lontano possibile, no? Farla conoscere a tutti. E grazie a Dio questo sta avvenendo. E cosa fare di questi soldi? Abbiamo avuto varie ipotesi. Poi alla fine ci siamo affidati proprio a Sara, perché Sara lo scrive nel suo libro. Scrive dell'ospedale Gaslini, luogo dove lei ha imparato a soffrire, ma a soffrire così, ha imparato a soffrire come poi di fatto ha sofferto. Per lei il Gaslini non è stato solo un ospedale, quanto piuttosto una scuola, un luogo dove ha imparato tante cose. E allora abbiamo detto, beh, offriamo al Gaslini, ecco, i soldi di questo libro. Devo dire che già sono partiti tanti soldi, perché è già stato fatto un bonifico di 15.000 euro al Gaslini, il libro costa appena 10 euro, proprio perché vogliamo che tutti possano prenderlo e farne tesoro, e poi vediamo che molti lo stanno regalando, proprio perché è una bellissima esperienza. Il Gaslini farà venire qua in Sardegna tra non molto tempo un suo inviato, un delegato, forse addirittura verrà il presidente del Gaslini. Per ringraziare, perché loro ci hanno detto che non sempre, ecco, arrivano tutti questi denari, no? Molte volte si usa il Gaslini come supporto per un'iniziativa e poi arriva poco. E qui sta arrivando tutto, anche perché veramente il nostro obiettivo è prima di tutto quello di poter mandare in giro questa esperienza. Anzi, ne approfitto dello spazio che ci regalate per dire che sarà possibile acquistare questo libro tra pochi giorni anche nella stessa città di Sassari, perché attraverso il centro commerciale Corte Santa Maria il libro sarà poi in vendita su 46 punti vendita, saranno poi tutti segnalati attraverso una presentazione ufficiale che sarà fatta dell'evento, e questo permetterà a tutti, anche qua a Sassari, di poter acquistare il libro molto facilmente.
Va bene, grazie Padre Paolo per il tempo che ci ha concesso e per averci raccontato di questa bella persona, di Sara e della sua esperienza che credo veramente sia ad esempio per tante donne, per tante mamme e per tante famiglie che oggi vivono il dolore, il momento del lutto. Io vorrei che portassi un messaggio nostro anche alla famiglia di Sara, che vogliamo ringraziare per aver messo a disposizione di tutti la loro esperienza, la vita che hanno vissuto. Naturalmente un abbraccio al piccolo Ismaele. Ringrazio ancora, io ringrazio i telespettatori di Telesassari e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pagine Sarde.